Benvenuti in questo video, care amiche e amici. Vorrei parlarvi oggi dell'opera di Charles Webster Leadbeater. Charles Webster Leadbeater è stato un grandissimo teosofo e chiaroveggente. È nato in Inghilterra nel 1847, è stato sacerdote della Chiesa anglicana e dopo aver assistito alle lezioni di spiritismo del medium Daniel Douglas Home si è occupato concretamente di spiritualità e di occulto. Nel 1883 si unì alla società teosofica, abbandonando la chiesa anglicana. L'anno successivo conobbe Elena Blavatsky, quando la donna arrivò in visita a Londra. È una figura un po' controversa nel panorama della spiritualità, però è stato il più grande chiaroveggente del XX secolo. Prima di essere nominato vescovo della Chiesa Cattolica Liberale, ha ricoperto cariche importanti all'interno della società teosofica. Poi era diventato buddista durante un viaggio a Ceylon. Inoltre, ad Adyar, in India, era stato accettato come discepolo dal Mahatma Kutkumi, che lo istruì sul modo di sviluppare la chiaroveggenza. E ha scritto una considerevole quantità di opere di argomento teosofico di facile divulgazione, perché sono scritte davvero in modo molto chiaro, semplice ed efficace. È morto nel 1934. L'opera di cui vi parlerò oggi è contenuta in questo libricino, La morte e gli stati che la seguono. I contenuti sono tratti da una conferenza pubblica che Leadbeater tenne a Parigi sotto gli auspici della società teosofica. Leadbeater inizia la sua conferenza dicendo che l'argomento che sta per affrontare non è tra i più facili e tra i più graditi, in quanto tra le cose che l'avvenire ci riserva, la più sicura è che tutti moriremo. Però la morte non è la fine di tutto, ma, come hanno già detto gli autori antichi, la morte è soltanto la porta della vita, perché conduce da uno stato di vita ad un altro. Al momento della morte l'uomo perde il corpo fisico, ma conserva il suo corpo spirituale. Conserva cioè uno spirito e un corpo di un'altra specie e di conseguenza vive in quel corpo proprio come prima viveva nel corpo fisico. Non si tratta però di un corpo nuovo che l'uomo riveste per la prima volta, ma di un corpo che è parte integrante dell'uomo stesso durante tutta la sua vita terrena. Tuttavia, poiché tale corpo è formato di materia molto più sottile di quella che i nostri sensi possono percepire, l'uomo generalmente non è cosciente. È possibile però all'uomo incarnato divenire cosciente del proprio corpo sottile ed ottenere così nozioni sullo stato nel quale si verrà a trovare dopo la morte. Questa idea è sufficiente a dissipare ogni nostra paura, ogni nostra prevenzione, soprattutto quella che dopo la morte noi entriamo nell'ignoto. E perché se questo ignoto possiamo conoscerlo già durante questa vita, allora ogni incertezza scompare. Qual è dunque la vita nella quale si trova trasportato l'uomo quando lascia il corpo? Quella vita dipende in larga misura dalla vita terrena. Lo stato in cui l'uomo si verrà a trovare dipende dai suoi pensieri, dalle sue parole e dalle sue azioni nella vita fisica, perché l'uomo resta se stesso. È dunque naturale che uomini molto diversi tra di loro abbiano dopo la morte diverse condizioni di vita. Esaminiamo il caso di un uomo comune, come chiunque tra noi, in cui si trovino mescolati il bene e il male. Supponiamo che quest'uomo muoia in vecchiaia. E quell'uomo, dopo la morte, si ritroverà probabilmente nella stessa casa nella quale è vissuto, tra i suoi parenti, tra i suoi congiunti. Consapevole della loro presenza, egli non sparisce affatto, non si trova subito né in cielo né all'inferno. L'uomo si trova ad essere esattamente dove era prima, con la differenza che non è più in grado di farsi vedere e di farsi udire dai suoi parenti. Egli invece può vederli e resterà in quello stato per un certo periodo di tempo che dipende dal genere di esistenza che lui ha condotto in vita.
Per poterne comprendere la ragione è necessario a questo punto parlare del corpo sottile. Il corpo sottile è il veicolo di espressione delle emozioni, delle passioni e dei desideri dell'uomo. La sopravvivenza del corpo sottile dopo la morte dipende dal genere di emozioni e di sentimenti ai quali l'uomo si è abbandonato quando era in vita. Se si è lasciato dominare dalle passioni basse e brutali, accadrà allora che la materia del corpo sottile è molto grossolana, cioè una materia adatta a rispondere a quelle vibrazioni grossolane. E quell'uomo allora sarà trattenuto a lungo in un mondo intermedio, proprio dalle emozioni che la sua natura inferiore ha creato. Infatti, dopo la morte del corpo fisico, il corpo sottile comincia a disintegrarsi gradatamente. Tutte le emozioni inferiori devono essere completamente disintegrate prima che l'uomo possa passare in condizioni più elevate. Il tempo necessario per dissolvere il corpo sottile dipende proprio dalla sua natura. Se le passioni sono ancora molto forti, manterranno la materia sottile in uno stato di vibrazione intensa per un periodo di tempo molto lungo. Questo spiega perché l'età in cui l'uomo muore è un fattore molto importante. L'uomo che muore nel fiore degli anni avrà molto probabilmente tutte le sue passioni ed emozioni in uno stato di vitalità intensa e perciò la sua permanenza su quel piano del mondo sottile sarà più lunga di quella di un uomo anziano, perché l'uomo anziano avrà già svolto una buona parte del compito che consiste proprio nel disfarsi delle proprie passioni inferiori. Quando l'uomo si è liberato dal corpo sottile, può entrare allora in uno stato più elevato, che corrisponde a quello che le chiese chiamano il cielo. Tutte le idee enunciate dalle varie religioni sono dei resti di verità, oppure dei tentativi fatti per esprimerla. In molti casi le idee sono deformate, però conservano ancora un certo significato. Esprimiamo per esempio l'idea del purgatorio. Si tratta di uno stato che l'uomo attraversa dopo la morte, soggiornandovi più o meno a lungo affinché le parti basse e volgari della sua natura spariscano, ed egli possa liberarsi dei suoi desideri, così da essere purificato e pronto a passare in un piano più alto. Tale idea si avvicina molto all'idea del piano sottile, con l'unica differenza che l'Elbeta non vi ammette alcuna idea di castigo da parte di un giudice supremo. L'Elbeta dice semplicemente che ogni uomo determina da solo le condizioni future nelle quali sarà dopo la morte. È inutile quindi avanzare l'ipotesi di un giudice che ricompensa o che punisce. Gli stati che seguono la morte sono il risultato, lo ripeto un'ennesima volta, della vita dell'uomo. Prendiamo il caso di un ubriacone o un alcolizzato, chiamatelo come volete. Dopo la morte si trova nel corpo sottile, che è il veicolo dei desideri e delle passioni. Lui ha lo stesso desiderio che aveva sulla terra, però non ha più il corpo fisico per soddisfarlo e per questo soffre, ma non è bruciato dalle fiamme infernali, ma è bruciato dall'urgenza di questo desiderio che non può più soddisfare. Nessuno lo punisce, ma egli è obbligato a liberarsi del rivestimento che si è costruito prima di portare a termine la propria evoluzione post mortem. L'uomo è obbligato quindi a distruggere gli ostacoli che lui stesso si è fabbricato. Prendiamo il caso di un uomo invece che si è sforzato durante la vita di tenere a freno le passioni inferiori. Quando dopo la morte si troverà nel corpo sottile, avrà pochi elementi capaci di trattenerlo in quello stato, non sarà tormentato dai desideri perché essi saranno stati già eliminati. Quindi, dopo un breve periodo di tempo, egli sarà pronto ad andare a soggiornare in condizioni o stati migliori. Questo secondo stato dopo la morte, che succede al piano astrale, e vi rimando al mio video in proposito, corrisponde in linea di massima a quello che le chiese chiamano il cielo. Questo stato però non è una ricompensa per le buone azioni, come lo stato precedente non era una punizione per le cattive.
Proprio come prima, questo nuovo stato è il risultato di una certa parte degli atti dell'uomo durante la sua vita fisica. Egli si è liberato sul piano astrale del risultato delle passioni inferiori, dei desideri e delle emozioni. Libero da quegli elementi, l'uomo è pronto a passare allo stato superiore, che corrisponde forse al cielo, ma non dobbiamo immaginare che lui passi in un luogo determinato dello spazio. La verità è che egli viene a trovarsi in determinate condizioni di esistenza, in un certo stato particolare di coscienza. Quello stato è il risultato dei suoi pensieri. Quello stato è il mondo del pensiero. L'uomo, giunto a questo punto, conserva solo ciò che vi è di elevato nelle sue tendenze, nei suoi pensieri. Si troverà dunque a vivere tra i pensieri e le aspirazioni più elevate che lui ha già avuto in terra. Tali tendenze costituiranno adesso tutta la sua vita, cioè egli ha notevolmente intensificato quanto di bene vi era in lui. Il male, infatti, è stato preventivamente levato di mezzo. Si tratta di una vita celeste in confronto a quella in cui viviamo qui sulla terra. L'uomo si trova ad avere tutto ciò che di più elevato c'era nella vita che ha vissuto. Si tratta, insomma, della piena realizzazione delle aspirazioni migliori che l'uomo ha avuto quando era sulla terra. Esaminiamo ora il risultato delle ipotesi fatte fino adesso. Numero 1. Ci siamo liberati dalla terribile idea della dannazione eterna. È un'idea impossibile perché nessun uomo è così potente da mettere in moto in questa vita forze che continueranno ad agire eternamente. Numero 2, ci siamo liberati dall'idea di castigo e di ricompensa, che comporta una possibilità di giudizio da parte di un giudice. Se ci rendiamo conto che la vita oltre la tomba è l'effetto di leggi immutabili, allora comprendiamo che non vi è alcun giudizio personale, ma semplicemente una questione di risultato. Inoltre, dato che ogni uomo si crea da sé il proprio ambiente, ogni uomo riceve necessariamente ciò che meglio gli conviene. La nozione ortodossa di cielo non si adatta a tutti. Infatti, quel genere di vita andrebbe bene per alcune persone, altri invece la troverebbero monotona. Dunque non vi è alcun motivo di preoccuparsi, l'uomo, oltre la tomba, è sano ed è salvo, grazie alla medesima legge eterna che governa la sua vita quaggiù. La giustizia eterna è il principio che governa tutto l'universo. Sulla Terra non è sempre così, purtroppo, ma lo studio e la conoscenza dei piani superiori ci confermano nella certezza che la giustizia è la legge suprema dell'universo. Qui sulla Terra la grande legge lavora incessantemente per portare avanti l'evoluzione e il medesimo processo di evoluzione continua anche nei piani superiori. Tutto questo ci infonde una grande tranquillità, una grande fiducia. Se l'intero universo obbedisce alla legge di evoluzione, ne consegue che la morte altro non è che uno stadio o un grado di questa evoluzione. Essa non deve essere quindi temuta, ma accettata come una parte della vita stessa. Allora, cari amici, io vi saluto e vi auguro buona vita. Namaste, a presto col prossimo video dalla vostra Patti Lazio.